Un altro accoltellamento a Venezia. È accaduto nel sestiere di San Marco nella notte tra domenica e lunedì. Vittima un turista americano sulla trentina d'anni, alto circa 1,85 m, che è stato soccorso da Pierpaolo Zaggia, guardia giurata di un istituto di vigilanza privata, durante il suo percorso di pattuglia notturna a piedi nei pressi del Ponte dell'Ovo, tra il Teatro Goldoni e Campo San Salvador. Era in evidente stato di confusione ed era macchiato di sangue. Quando mi ha incrociato mi ha chiesto se ero della polizia e io ho spiegato che sono una guardia giurata della security. Quindi ha invertito il senso di marcia e, anticipandomi, si è diretto verso Campo San Bartolomeo. Gli ho chiesto cos'era successo, mi ha detto che era stato aggredito da 3 persone armate di coltello che lo avevano colpito. Allora a questo punto ho prestato maggiore attenzione alle ferite e ho visto che aveva una ferita alla testa, probabilmente alle mani, e una piuttosto evidente al polpaccio, nella parte esterna del polpaccio sinistro. Io l'ho invitato più volte a fermarsi per chiamare pronto soccorso, ma non voleva. Poco dopo però Zaggia l'ha visto accasciarsi a terra dolorante. A questo punto ho chiamato subito il 118, ho spiegato le condizioni per quel che potevo vedere del ragazzo, le condizioni fisiche di salute del ragazzo, e quindi sono partiti subito. Allertata la polizia, che per competenza di settore ha girato la chiamata ai carabinieri e che in quel momento erano impegnati per un'altra emergenza. Gli hanno chiesto dunque di rimanere sul posto. Una volta giunti i sanitari del SUEM, preso in carica il trentenne, Zaggia è tornato al lavoro. Sconosciuti al momento i motivi dell'aggressione. Tengo a sottolineare che ogni notte, in qualsiasi condizione meteo di stagione, ci sono parecchie guardie giurate che effettuano delle ronde per la città. Non sostituiamo le forze dell'ordine, non siamo forze dell'ordine, ma collaboriamo con le forze dell'ordine.